Luppolo Made in Italy, il futuro promette bene. Per i Beer Lovers, appuntamento a Roma con Euro Hop, sempre a Roma, in scena Roma Food Excel. A Norimberga c'è Brau Breviale. Oreca Short News è offerta da Linea La Chic, acque minerali Rocchetta e Brio Rossa. Caputo, il mulino di Napoli. Samovar, società Benefit, Travel, Value, Emotion. Buongiorno e bentrovati nel podcast di Oreca Channel Italia. Parliamo di birra. Secondo i dati del report Bartas, l'industria birraia italiana si posiziona al 22esimo posto nella classifica mondiale dei produttori, con una produzione annua di 18,4 milioni di ettolitri. Ma parliamo anche di luppolo, che da qualche anno viene coltivato anche in Italia. È vero che gli ettari messi a coltura non sono tanti, solo 20, ma è un punto di partenza importante. Il futuro del luppolo italiano è ancora tutto da scrivere, ma le premesse ci sono e sono buone. Se il settore continuerà a crescere, l'Italia potrebbe guadagnare pian piano un ruolo di rilievo nel competitivo mercato globale della birra e i consumatori potrebbero gustare birre sempre più caratterizzate da aromi e sapori tipicamente nostrani. Il settore birraio italiano infatti sta vivendo un periodo di profonda evoluzione anche in termini qualitativi. La scelta di materie prime di qualità necessarie per produrre la birra, come orzo, frumento e luppolo, e il rispetto di pratiche agronomiche corrette e della biodiversità diventano per produttori e consumatori un valore imprescindibile. I consumatori italiani stanno dimostrando infatti un interesse crescente verso prodotti di qualità, con una particolare attenzione al Made in Italy e alla valorizzazione delle realtà agricole locali. E tutto questo per la gioia dei Beer Lovers. Beer Lovers che si daranno fra qualche giorno appuntamento a Roma, dove si terrà dal 18 al 20 ottobre la decima edizione di Euro Hop, organizzato da Manuele Colonna. La manifestazione si terrà presso il Salone delle Fontane, dove allestiranno i loro spazi 100 birrifici. I visitatori avranno la possibilità di provare, assaggiare e degustare circa 800 birre differenti per esplorare le nuove tendenze. Ovviamente all'interno del festival sarà possibile anche mangiare alcuni finger food di altissimo livello. Sempre a Roma ad ottobre, Roma Food Excel, fiera biennale che si conferma un appuntamento importante per il comparto agroalimentare e la ristorazione di qualità. Ascoltiamo il messaggio di Giorgia Spadaccini, marketing manager di Roma Food Excel. Un saluto agli ascoltatori di Oreca Channel Italia, sono Giorgia Spadaccini e oggi vi invito a Roma Food Excel, in programma Fiera di Roma dal 13 al 16 ottobre 2024. La Roma Food Excel sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli operatori del settore Oreca. Quest'anno, infatti, ospiteremo aziende da tutta Italia, offrendo una vetrina di eccellenze nel campo della ristorazione, ospitalità e catering. I visitatori, che saranno bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e caffè, arriveranno da tutta Europa e avranno l'opportunità di esplorare le ultime innovazioni tecnologiche e le tendenze del settore. Ci aspettiamo una partecipazione molto ampia con visitatori da tutta Europa. Sarà una splendida occasione per fare networking, stringere nuovi accordi e scoprire le ultime opportunità di business. Ogni settore troverà qualcosa di interessante, da fornitori di attrezzature ai produttori di alimenti e bevande. Oltre alle numerose aziende espositrici, infatti, ci saranno anche workshop, dimostrazioni e conferenze tenute da esperti del settore. Così i partecipanti potranno vedere in azione le ultime tecnologie e scoprire insieme come migliorare l'efficienza e la qualità del loro servizio. Vi invitiamo quindi a Roma Food Excel, che si terrà a Fiera di Roma dal 13 al 16 ottobre 2024, ingresso est. Per richiedere l'invito con coupon ridotto è possibile registrarsi sul sito romafoodexcel.it. Vi aspettiamo! Altro evento da segnalare è Brau Beviale, appuntamento irrinunciabile per i professionisti del beverage che si terrà a Norimberga dal 26 al 28 novembre. In bella mostra proposte e soluzioni per gli operatori del beverage e nello specifico per i produttori e distributori di birra, vino, succhi, soft drink, acqua e distillati. Molto bene, abbiamo concluso le nostre proposte di eventi, grazie come sempre per l'ascolto e a domani!